Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai relatori, benvenuti, benvenuti ai nostri followers che aumentano di giorno in giorno, benvenuti a questo terzo incontro aspettando Confires realizzato sia per i confidi che per tutti gli intermediari finanziari. Ringraziamo October e Galileo per il supporto che ci hanno dato nella realizzazione di questo web meeting, di questo incontro. Di cosa parliamo oggi? Anzi, prima di tutto vorrei ringraziare tutto il mio staff di RES che sta facendo un servizio veramente egregio, soprattutto la regia, Federica Spinelli Bini, che è sempre qui che ci dà una validissima mano nella portare avanti il web meeting. Oggi parliamo delle nuove vie di finanziamento alle piccole e medie imprese e il ruolo dei Confidi. È un argomento estremamente interessante. Nelle puntate precedenti, nella prima, abbiamo parlato di un mercato per banche e Confidi dove le intenzioni si sono buone, i propositi sono ottimi, ma in pratica non esiste una via univoca allo sviluppo. Cioè una visione d'insieme chiara che ci consenta sia di vivere questo momento particolare di crisi, fase 1, fase 2, eccetera, sia intravedere un futuro come sarà dopo, perché dopo saremo certamente cambiati e senz'altro dovrà cambiare anche il nostro approccio al mercato. Nel secondo incontro abbiamo parlato dei Confidi che avanzano, hanno sentito la loro voce, i Confidi abbiamo notato che avanzano in ordine sparso. Non c'è, almeno in apparenza, una visione di insieme. E chi si imbarca in garanzie al 100%, che a mio avviso personale sono rischiosissime, perché il rischio di credito sarà coperto dal Mediocredito Centrale, di cui oggi abbiamo un illustre rappresentante, dottor Pavia. Ma c'è un rischio operativo altissimo. Chi invece apre finanziamenti diretti, chi fa il service alle banche? Cioè, è un momento di grande ricerca, però non esce fuori una visione univoca. Cosa si intende oggi fare Confidi? Cosa si intende oggi fare banca? Cosa si intende? Qual è il rapporto che lega banche, confidi, finanziarie, società di mediazione creditizia? Perché come parleremo nell'incontro della prossima settimana, lunedì 25, siamo tutti nella stessa barca e tutti bisogna trovare una via che soddisfi tutti quanti noi per sviluppare il nostro business, per trovare un modello di business che sia sostenibile prima di tutto, perché la sostenibilità sarà un must nel prossimo post-Covid che sia remunerativo e che consenta anche di crescere e soprattutto di far sviluppare le piccole e medie imprese, di far sviluppare il mercato. Il mercato che ora è difficile raggiungere e quindi abbiamo avuto una grossa spinta alla digitalizzazione. Ma forse non siamo ancora preparati. In linea prettamente teorica è molto più facile digitalizzarsi per una startup, per un'azienda ormai affermata sul mercato, al di là di eccezioni, e andando avanti ne parleremo. Quindi vanno trovate delle nuove vie di finanziamento, di rapporto fra tutti gli intermediari finanziari. Oggi ne parliamo proprio con gli attori. Ne parliamo col professor Lorenzo Gai, naturalmente un'autorità accademica in questo settore. Ne parliamo con Paolo Alberti, di Cassa Centrale, che praticamente è una startup, perché non è più un insieme di tante piccole banche di credito cooperativo legate al territorio, ma una grossa banca vigilata dalla BCE e con un legame particolarmente stretto con il territorio. Ne parleremo con Francesco Simone, il direttore generale dell'effervescente Artigiancassa, che onestamente non sappiamo ancora se sia una banca,
se sia una fintech, perché è talmente variegata la sua offerta, è talmente particolare il rapporto che ha con il mercato che vale la pena di ascoltarlo e trarne delle conclusioni. Ne parleremo con Sergio Zocchi di October, che rappresenta la nuova finanza, le nuove forme di approvvigionamento finanziario sia per le imprese che per le famiglie. E Giampaolo Pavia, il dottor Giampaolo Pavia, che ci parlerà del Fondo Centrale di Garanzia, dell'operatività, dei risultati dei primi mesi, che grazie ai recenti DPCM è un sostegno indispensabile per il credito alle piccole e medie imprese. Di nuovo, benvenuti a tutti, e non ruberei spazio ulteriore ai nostri relatori e passerei la parola al professor Lorenzo Gai, dicendogli: le vie e le modalità dei tradizionali del finanziamento mostrano un po' la corda. Stanno diventando superate? Perché? E qual è, com'è che si potrebbe fare? Come la vedi, Lorenzo, questa situazione, diciamo così, dove le banche sembrano ingessate da questa operatività velocissima a cui sono costrette a fare e i confidi si trovano un po' spaesati? A te. Grazie dell'invito. Nelle precedenti puntate, per chi ha avuto la pazienza di seguirci fin dall'inizio, abbiamo parlato appunto del decreto liquidità, dei nuovi spazi operativi più angusti evidentemente rimasti ai confini, della loro possibilità di agire sul credito diretto, sulla consulenza, sul service, eccetera, e anche sulle riforme del sistema che potrebbero essere necessarie per metterli in condizione di poter giocare ancora un ruolo e vederselo riconosciuto. Io poi, questo durante il primo incontro, feci anche delle considerazioni un po' più alte, di quasi di politica economica, anche sul ruolo del Fondo Centrale, e abbiamo qui l'amico Giampaolo a rappresentarlo, riferendomi al fatto che le risorse in sua dotazione potessero non essere o non rivelarsi bastevoli per gli annunci in relazione agli annunci fatti dal governo, e quindi potessero esaurirsi in fretta con i moltiplicatori individuati dal suo comitato di gestione. Oggi voglio prendermi questi 7-8 minuti che abbiamo in questo primo giro di domande per rispondere appunto al tuo quesito, e partirei dicendo che il sistema è tuttora bancocentrico, quindi tutto passa attraverso le banche. Passa attraverso le banche l'azione della Banca Centrale Europea, cioè dell'autorità monetaria, che avete visto ha ripreso dal settembre 2019 il QE, e poi con l'arrivo del Covid ha varato anche il cosiddetto PEP, cioè quel piano di emergenza legato alla pandemia, da 750 miliardi, con cui supera quelle capital key che le imponevano di investire pro quota nei vari paesi, quindi può sostenere meglio, insomma, e difendere lo spread dell'Italia. La Banca Centrale ha anche rinnovato i tassi negativi, quindi grande possibilità per le banche di rifinanziarsi presso la BCE, addirittura venendo pagate loro se dimostrano che aumentano gli impieghi in una certa quota. Detto tutto questo, però, secondo me quelle misure hanno da un lato rivelato un po' un'assuefazione dei mercati, perché i mercati ormai sono assuefatti all'intervento delle banche centrali, cioè hanno sviluppato una sorta di dipendenza da questo intervento. Per altri versi, queste misure non c'entrano il problema delle banche, perché le banche non hanno ormai un problema di liquidità, sono piene di liquidità, hanno un problema di copertura dei loro NPL attuali e prospettici. E la riprova è la reazione che si è vista in borsa sull'andamento dei loro titoli, che non è stata a livello italiano in particolare, ma anche a livello europeo, le quotazioni dell'Euro Stoxx delle banche sono calate di molto. Quindi segno è che il mercato non ha visto in queste misure un grande sollievo per le banche. Peraltro queste misure del quantitative easing in generale, che inondano di liquidità attraverso il sistema bancario i mercati, non arrivano all'economia reale, tantomeno all'interno dell'economia reale, alle PMI, per cui abbiamo questa distonia, per non dire dicotomia, tra mercati. Prendete la borsa, il Nasdaq addirittura guadagna da inizio anno, e l'S&P 500, l'altro indice guida statunitense, perde solo il 5-6%, mentre è quasi venuto giù il mondo, chiudendo il mondo. Questo perché questo fiume di liquidità, non andando all'economia reale, va sui mercati finanziari anche attraverso operazioni di buyback e li sostiene. Quindi, riassumendo, queste misure creano dipendenza, perché ormai
non se ne può più fare a meno, perché come togli il quantitative easing è ormai una forma di doping a cui i mercati sono abituati. Non risolvono, non funzionano sull'economia reale e in particolare verso le PMI. Arriva dall'altro lato la parte di politica fiscale e governi. I governi sono intervenuti con tutti quei piani che conosciamo, in Italia appunto i decreti di liquidità, Cura Italia, Euro Rilancio, eccetera, però la sostanza è che sono intervenuti via fondo centrale, abbiamo detto che lì ci vuole grande attenzione perché non è un intervento cappato, per cui se i fondi assegnati al fondo centrale non dovessero bastare, risponde lo Stato aumentando il suo debito pubblico. Diversamente, siccome gli impegni sono molti, o ci sarà un rischio di inefficacia di queste riassicurazioni o garanzie dirette presso il fondo centrale, quindi c'è questo pericolo, e in generale tutti denunciano giustamente che di soldi veri ne sono arrivati pochi. Peraltro tutto questo interventismo del governo via fondo centrale ha di fatto spazzato via, quasi non esistesse più, tutto il dibattito sulla lettera R, perfino direi sulle sezioni speciali delle regioni che le hanno abbandonate, eccetera eccetera. Infine i tempi. L'altra critica è che tutte queste misure impiegano troppo tempo a arrivare alle imprese, questo sia per il distanziamento, perché pochi lavorano anche in banca, cioè nel senso una parte lavora da casa, una parte lavora lì, però poi devi compilare una serie di fogli, raccogliere firme, un po' per l'antiriciclaggio, un po' per l'istruttoria che deve essere comunque fatta, altrimenti rischi il concorso in bancarotta fraudolenta se non hai fatto. Quindi tutto molto difficile per far arrivare soldi alle imprese. Last but not least, traduco per me stesso ultimo, ma non meno importante, tutte queste misure non hanno fatto che far esplodere un po' i debiti privati delle imprese, e più esploderanno. Per cui qualcuno, secondo me, giustamente ha osservato che anche queste misure lato governo, al pari di quelle lato banca centrale, alla fine creeranno anch'esse un effetto assuefazione, perché verosimilmente un domani, quando verrà ritirata l'intervento pubblico, la protezione, la garanzia pubblica, le banche avranno poco incentivo a rinnovare gli impieghi in assenza di quella garanzia che oggi li preservava, li assicurava, e li rinnoveranno ancora con meno entusiasmo verso quelle imprese più piccole, più indebitate, eccetera. Quindi ci ritroveremo di fronte a un mondo delle imprese altamente più indebitato. Quindi qual è la via d'uscita? La via d'uscita è appunto, da un lato, io credo che servano o trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato, contributi in conto capitale, per coprire un po' la perdita di fatturato e le spese operative, ma questa è una misura di breve termine e bisognerebbe avere anche le risorse per poterle fare queste cose, che non sarà facile. Non a caso si è scelto la via del fondo centrale e delle garanzie, proprio perché con la garanzia hai un effetto leva, dando un contributo diretto e non c'è leva, i soldi quelli sono. Nel medio termine si potrebbe pensare anche alla creazione di un veicolo con capitale pubblico per ristrutturare i debiti delle aziende medio-grandi, oppure che sempre questo veicolo a capitale pubblico e con altre obbligazioni collocate sul mercato potrebbe acquistare i prestiti concessi dalle banche per queste esigenze di liquidità. Altrimenti ci sarebbe la via fiscale di incentivare la ricapitalizzazione delle imprese, appunto per risolvere questo problema di loro struttura finanziaria ancora più indebolita post-Covid e post-indebitamento. E quindi riassumendo, PMI discriminate, assuefazione a queste misure sia della Banca Centrale Europea, che poi non funzionano sull'economia reale, sia quelle in corso della garanzia pubblica, strutture finanziarie da riequilibrare delle imprese, pochi soldi veri, rischio inefficacia per la garanzia del fondo e tempi lunghi. Eccoci a confidi. I confidi, ma poi tanto ci sarà un secondo giro in cui si potrà riprendere, e ascolterò volentieri anche tutti gli altri amici relatori, abbiamo già detto nelle passate puntate, chiamiamole così, che hanno comunque un loro filo rosso, che come possono risolvere questi problemi? Il lato dell'inefficacia facendo da service, inefficacia e potenza della garanzia. Quello dei tempi, concedendo loro credito diretto, magari con risorse pubbliche europee o comunque di pubblica provvista, non assumendo il loro rischio di credito. Sempre per velocizzare sui tempi, possono favorire attraverso la consulenza il ricorso al mondo del fintech. Fintech che non viene segnalato in centrale dei rischi e che ha più gambe, alla gamba lending, alla gamba equity, alla gamba mini bond, sempre nel mondo del crowdfunding. Insomma, per tutte le piccole realtà che sono oggetto dell'intervento dei confidi, credo ci voglia uno spettro più ampio di interventi, di possibilità
e di opzioni per poter sia riequilibrare la loro struttura, ma sia per far arrivare i mezzi a livello di lending o a livello di equity. Bene, grazie, grazie Lorenzo, anche se onestamente devo dire non penso di invitarti più ai prossimi incontri, perché parli di, invece di darti un messaggio di positività, di speranza, ci parli di crisi addirittura post-Covid a causa di questo beato, sono anche d'accordo, di questo indebitamento eccessivo delle banche a fronte di queste garanzie offerte dal medio credito centrale per i nuovi finanziamenti, e quindi chiaramente in epoca successiva le banche, le imprese saranno meno spinte, le banche ancora meno facilitate a rinnovare le fonti di credito. Poi accennato seppur rapidamente alle nuove forme di finanza, cioè al lending, quindi equity, mini bond, eccetera. Quindi tutte queste forme, spero ce ne parlerà dopo Sergio Zocchi con la sua esperienza diretta. In questo momento vorrei passare la parola a dottor Francesco Simone, che è direttore generale di Artigian Cassa. Allora, Francesco, noi ci lega un rapporto di conoscenza e di amicizia da anni, e io ho notato in questi anni in cui tu sei alla guida di Artigian Cassa un cambiamento di pelle proprio dell'istituto. Infatti quando mi dicono, parlano di Artigian Cassa, io non riesco a dare una definizione precisa e sintetica. È una banca? È una fintech? È un incubatore? Perché sostanzialmente fa tutte queste cose e sono tutte modalità estremamente interessanti e diverse per interpretare il modo di fare banca. Ecco, io vorrei in particolare che tu mi aiutassi a capire un pochino di più, ma non tanto quello che fa Artigian Cassa, ma come si evolve il rapporto tra Artigian Cassa, Confidi e imprese. Come vede Artigian Cassa il rapporto con i Confidi? Perché oggi parliamo proprio di questo. Grazie Francia. Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Mi sentite? Ok. Allora, intanto, ovviamente, per me l'appuntamento con te e con Confidence è sempre, diciamo, stato straordinariamente l'occasione per poter rappresentare, anche a titolo di provocazione, spesso delle attività importanti. Mi sentite? Ok. Avrei preferito essere a Firenze e poter, diciamo, gestire la relazione con voi anche in quella cornice stupenda che è ovviamente ormai è un punto di riferimento per quanto riguarda i Confidi. Voglio un attimo però affrontare un tema prendendo spunto da quello che ha detto il professor Gai. Il contesto, cioè il contesto ha determinato una forte selezione degli attori sul territorio, nel senso che chi negli anni scorsi è riuscito ad attrezzarsi per poter fare delle scelte di un certo tipo oggi si trova in condizioni di poter affrontare un mercato completamente cambiato. Chi invece ha ragionato in ottica, chiamiamola tradizionalista, oggi farà più fatica, perché credo che tutti siano d'accordo sul fatto che questa emergenza comporterà un cambiamento radicale dell'approccio tra la banca, tra l'impresa, tra i consorzi fidi e tra tutti gli attori che ci sono. Io penso che la relazione col cliente sarà una relazione completamente diversa e credo che questo sia un ragionamento da fare paradossalmente adesso che siamo nella fase incredibilmente di emergenza. Poi vi racconto un attimo quello che stiamo vivendo come banca in questa attività, perché il professor Gai dice le banche non lavorano, voleva dire non lavorano
normalmente, ma lavorano in smart working o altro. Ecco, io vi dico che noi come Artigiancassa siamo rimasti in azienda e abbiamo aggiunto circa 50 risorse all'interno dell'azienda. Per dirvi che cosa sta succedendo sul mercato bancario, e credo che poi il dottor Pavia, con i numeri che presenterà, evidenzierà proprio quello che sta succedendo. Allora faccio un ragionamento e poi vi dico come la penso sul ruolo, cioè su quello che sulla strategia di Artigiancassa e soprattutto su quello che deve essere una banca del futuro. Intanto il concetto di bancocentrico con questi decreti è diventato ancora più bancocentrico. Io capisco bene che altro è iniettare risorse direttamente, altro è basarsi su fondi di garanzia. Ma io ricordo che il 17 marzo c'è stato un decreto di moratoria, dove di fatto le banche si stavano organizzando sulla moratoria, poi c'è stata la moratoria ABI, poi alcune banche hanno fatto le moratorie, e quindi in pratica si sono create dei momenti di attività convulsa in azienda, parlo delle banche. Poi dopo, l'8 aprile, c'è stato un ulteriore intervento che è legato a finanziamenti che voi ben conoscete, che di fatto hanno un po' stravolto anche l'attività della banca. Quindi in questo momento le banche sono imbottite da richieste di finanziamenti che ovviamente devono però tenere conto delle logiche e dei processi che ogni banca ha fatto. Arrivo quindi alla queste diciamo attività, io le considero un bridge, cioè non possiamo non pensare alle prospettive aziendali, perché questi finanziamenti che sono stati concessi fanno sì che le banche spingono verso l'erogazione, ma non so quanto siano veramente i denari che servono per far ripartire l'economia. Io penso che un imprenditore non abbia bisogno di 25.000 euro per poter orientare la propria azienda, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di semplificazione, ha bisogno di certezze. E quindi io sono particolarmente coinvolto in quello che penso da gennaio del prossimo anno dovremo vedere, perché a quel punto non ci sarà più il blocco delle regole, revoche dei finanziamenti delle banche, non ci saranno più i vincoli di rinnovo delle linee di credito a breve, quindi voglio vedere cosa succede. Oltre al rischio operativo che vedo sulle singole operazioni che sono fatte, perché guardate che non è, faccio un esempio banale, ma poi Pavia sarà sicuramente più preciso, l'allegato 4, che è l'unica attività attinente all'efficacia della garanzia, ma è tutto quello che di fatto comporta l'attività che comunque la banca deve fare per poter avere la certezza della garanzia. Arrivo ad Artigiancassa e rubo solo 2 minuti per uscire allo scoperto sulla strategia che questa banca aveva intenzione di fare e che oggi posso un po' dichiarare. Noi, quando abbiamo deciso di trasformare questa banca, tra virgolette, pubblica, ancorché già detenuta da BNL, in una banca diversa, abbiamo ipotizzato un approccio dove di fatto l'allocazione del credito avveniva sui libri della capogruppo, perché volevamo organizzarci in termini di modello di servizio e in termini di contenuti tecnologici che ci potessero consentire di avvicinarci alle imprese in maniera diversa. Ricordo che noi abbiamo il 30% di quote detenute dalle 3 maggiori confederazioni di categoria e da FedArt, quindi l'approccio che volevamo utilizzare non era quella di competere con i credit, con Intesa, ma era un approccio che stava in mezzo tra una banca nuova e una banca tradizionale, facendo leva non più sulle relazioni sul territorio,
ma anche sul contenuto tecnologico e soprattutto di efficienza. Abbiamo cercato di allargare questo approccio attraverso linee di servizi che non avevano nulla a che fare con la banca, proprio perché volevamo tastare il terreno a quello che era la digitalizzazione dell'impresa. Abbiamo scoperto che il mondo della digitalizzazione, nonostante convegni, nonostante interventi, nonostante lo sforzo di tutti e anche interventi agevolativi, non è ancora, o meglio, non era ancora nel DNA di ogni singolo imprenditore. La digitalizzazione non è WhatsApp, Facebook o LinkedIn. La digitalizzazione è qualcosa che devi avere dentro e devi cambiare culturalmente l'approccio. Una volta che noi abbiamo, diciamo, fatto questa esperienza e investito decine di milioni di euro per poter organizzarci, abbiamo capito anche un'altra cosa. Abbiamo capito che il ruolo dei confidi è un ruolo che sempre più andava a trasformarsi, e un'azienda che aveva 441 convenzioni nel 2009 oggi è passata a 120 convenzioni e domani sarà sempre più dettagliata, anche perché il ruolo dei confidi, come giustamente avete detto, e non solo in questa circostanza, ha un approccio diversamente da quello che è sempre stato ottenuto, dove il ruolo del management diventa essenziale rispetto a un ruolo di risorse pubbliche che è un po' drogato in mercato. A questo punto Artigiancassa dal 2021 ritornerà a fare banca. Una volta che abbiamo costruito tutta la rete tecnologica e tutte le relazioni in un determinato modo che hanno evidenziato le potenzialità, dal 1 gennaio 2021 Artigiancassa ritornerà a riprendersi il credito diretto sui propri libri, ma lo farà in una maniera che oggi ci consente di poter dire di essere assolutamente fast mover sul mercato. Non seguirà soltanto la relazione creditizia del cliente, ma di fatto seguirà anche la relazione post-erogativa del cliente, quindi in una gestione senza agenzie, ma con l'apporto di determinate strutture territoriali associative / confidi che gestiranno il cliente anche in una fase successiva. Attraverso dei modelli di business e degli applicativi che metteremo a disposizione, di fatto il cliente verrà seguito anche nella fase successiva, non andando più, tranne quella casistica di clientela che avrà esigenze diverse, presso le agenzie della capogruppo. Ragioneremo in una logica multi-lending, attraverso accordi che abbiamo già sottoscritto con 8 banche, per poi allargare ancora di più questa struttura, perché la logica non è quella che io devo finanziare l'azienda attraverso soltanto le mie capacità, ma devo dare anche un servizio territoriale di un certo tipo all'impresa. Quindi io sto facendo, attraverso, diciamo, un'attività multi-lending, un reticolato che mi consente di poter servire il cliente finale anche attraverso con logiche di cofinanziamento. Quindi anche quei confidi che in futuro potranno avere una capacità di approccio di questo tipo potranno anche essere presi in considerazione per fare delle attività di cofinanziamento. Altro aspetto importante che volevo accennare per darvi un'idea su quello che sarà il corollario di questo, diciamo, impegno che in questi anni Artigiancassa ha sviluppato, è che Artigiancassa andrà in un orizzonte di target diverso, non più target sulle imprese artigiane, ma sull'intero popolo delle PMI,
sui professionisti partite IVA e sull'agricoltura. Quindi questo significa di fatto ricreare una banca dedicata di sistema che attraverso una modalità però diversa, digitale, dove la relazione si basa sull'esperienza che abbiamo fatto in questi anni di Big Data, ci consente di poterlo fare. Non è una fintech, perché la fintech, e ho finito, la fintech è una cosa diversa che si associa a questo. È un approccio che di fatto vedrà un servizio che Artigiancassa dovrà fornire all'impresa. Credo di aver ultimato, scusate per il mio, forse mi sono allungato, ma l'argomento era molto complicato. Grazie, grazie Francesco, sei stato, hai sforato di qualche minuto, ma sei stato molto interessante, proprio non volevo stringerti nei tempi, ma perché le cose che hai detto sono veramente da prendere in considerazione. Magari io ti pregherei di aspettare per la seconda domanda che sto elaborando, perché ce ne sarebbero tantissime. È bellissimo questo rapporto con i confidi che guarda al management e non tanto alle risorse pubbliche, quindi una ricerca qualitativa nel rapporto con i confidi, la relazione a 360 gradi col mondo delle PMI, con una banca nuova, magari su questo aspetto ci torneremo. Ecco, io poi un invito che vorrei dare a tutti i partecipanti, prima di passare la parola al dottor Pavia, a una banca nuova, un modo nuovo di fare relazioni fra intermediari finanziari, fra tutti gli attori della filiera. Di questo ne parleremo lunedì 25 nel pomeriggio al nostro prossimo incontro sul mondo del credito, come si trasforma sia durante il Covid che post con tutti gli attori. Passerei ora la parola a dottor Giampaolo Pavia, che tutti conoscono, se qualcuno si fosse collegato, venisse fuori dal mondo dei confidi, diciamo che è il responsabile garanzie della business unit, strumenti di garanzia e agevolazioni del medio credito centrale. Quindi è stato chiamato in causa tantissime volte, tutti i relatori parlano del fondo centrale di garanzia, abbiamo qui un degno rappresentante, addirittura responsabile. Quindi sappiamo tutti che i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno notevolmente esteso l'operatività del fondo centrale. Ci fa una panoramica, lei che la vive dall'interno, sull'efficacia che avete registrato nei primi mesi di interventi? Qual è l'operatività del fondo in questo momento? Quali sono le cose, i numeri? Ecco. Questo, grazie dottor Pavia. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Come ha giustamente ricordato, appunto, sono stati ben due decreti che in qualche modo hanno impattato su quella che è l'operatività del fondo di garanzia. Mi sentite? Alzo la voce? Va bene? Scusate, sono rientrato oggi in ufficio, quindi non volevo alzare troppo la voce per non disturbare troppo i colleghi con la situazione di emergenza, anche questa. Dicevo, appunto, sono stati ben due i decreti che hanno impattato sull'operatività, il decreto Cura Italia di marzo e il decreto liquidità di aprile. Giustamente in questa situazione di emergenza, questo strumento che negli anni ha supportato migliaia di imprese è stato ulteriormente potenziato e, se possibile, semplificato per, appunto, affrontare questa emergenza. Tra le misure, appunto, faccio, prima di passare a quello che è l'operatività, a quelli che sono i numeri, faccio un breve riepilogo delle misure che sono state adottate tramite questi due decreti. Provo a citare quelle più importanti, senza poi andarmi a dilungare su quelle un po' più particolari. Tra le più importanti, sicuramente l'innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa a 5 milioni, l'estensione alle imprese cosiddette mid-cap, quindi quelle imprese diverse dalle PMI che hanno un numero di dipendenti non superiore a 499. L'accesso
automatico, tra virgolette, quindi senza alcuna valutazione del metodo di credito delle imprese. Abbiamo messo un po' da parte quello che è stato il modello di rating adottato l'anno scorso con la riforma del fondo, quindi quel modello che andava a classificare le imprese in 5 fasce di valutazione e ammetteva solamente le imprese nelle prime 4 fasce, escludendo la quinta, adesso appunto non va a discriminare queste imprese in quinta fascia, ma ammette anche quelle. Altre misure sicuramente di grosso impatto hanno riguardato appunto una delle misure contenute nella riforma che hanno un po' sono state un po' criticate nel corso di quest'anno, per esempio appunto quella misura che imponeva il pagamento di una sanzione di 300 euro in caso di mancato perfezionamento dell'operazione, è stata abrogata appunto per il momento quella norma specifica. Insomma, tutta una serie di misure, appunto, come dicevo inizialmente, volte a potenziare questo strumento e a semplificarlo. Queste misure, tra l'altro, appunto, in parte hanno un carattere generale di semplificazione e potenziamento, in parte vanno ad innestarsi su quello che è il quadro di aiuti temporaneo comunicato dalla Commissione Europea il 19 marzo, quindi un quadro di aiuti che sostanzialmente introduce un nuovo regime di aiuti a tutti gli effetti che si va ad affiancare a quelli che storicamente sono stati utilizzati dal fondo di garanzia, i regolamenti de minimis e il regolamento di esenzione. Va quindi a costituire un nuovo regime di aiuti che può essere utilizzato in questo periodo di emergenza. Al momento appunto si prevede che possa essere utilizzato fino a fine anno, ma vediamo appunto come si evolverà la situazione. Non sono escluse proroghe al momento. Quindi, inquadrandosi appunto su questo quadro di aiuti temporaneo, sono state avviate delle operatività che fino ad oggi non erano possibili, perché appunto c'erano dei limiti particolari imposti dai regolamenti di esenzione e dai regolamenti de minimis. Quindi, in prima battuta, è stata avviata questa ormai famosa operatività della garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro, quindi sostanzialmente finanziamenti dedicati a PMI e a professionisti di durata non superiore a 72 mesi, appunto, e di importo non superiore al 25% del fatturato e in ogni caso di importo non superiore a 25.000 euro. Tra l'altro appunto il decreto prevede che su questi finanziamenti le condizioni economiche siano particolarmente vantaggiose per le imprese. È stato imposto un cap, un limite massimo a quello che è il tasso di interesse applicabile dal soggetto finanziatore, e sicuramente è stata la misura più utilizzata. Poi appunto citerò un po' di cifre e appunto vi renderete conto di quella che è stata la numerosità in questo periodo. Oltre alla garanzia al 100% sui finanziamenti fino a 25.000 euro, per gli altri finanziamenti, quelli di importo superiore, la garanzia del fondo, che appunto tradizionalmente non poteva essere superiore all'80%, è stata innalzata al 90% proprio sfruttando questa possibilità offerta dal framework temporaneo, da questo quadro di aiuti temporaneo. È importante sfruttare appieno appunto le possibilità offerte da questo regime di aiuti, perché, come ho detto, è qualcosa di alternativo al regolamento de minimis. Sfruttare in questo momento il regolamento, questo quadro di aiuti temporaneo, permetterà alle imprese di non andare a saturare, per esempio, il plafond de minimis, che sicuramente sarà utile e fondamentale quando appunto scadrà questo quadro di aiuti temporaneo, che sia appunto il 31 dicembre del 2020 o una data successiva. Quindi è molto importante appunto che si riesca in qualche modo, che tutto il sistema, banche, confide, imprese, riescano a sfruttare appieno queste possibilità. Inquadrandosi sempre appunto tra le misure che fanno riferimento al quadro temporaneo, è stata prevista anche questa possibilità di cumulabilità, fino ad ora appunto non possibile, tra garanzia fondo e garanzia confidi, quella relativa alla famosa lettera N dell'articolo 13,1 del DL liquidità, no? Norma che consente, diciamo, una co-garanzia sostanzialmente tra
fondo di garanzia e confidi fino alla copertura totale del finanziamento, quindi fino al 100, alla copertura del 100% del finanziamento. Anche su questo appunto c'è stato grosso interesse. Passo ai numeri, giusto per concludere e lasciare lo spazio agli altri relatori. Abbiamo registrato in questo periodo, quindi dall'entrata in vigore del DL Cuore Italia, quello del 17 marzo, al 20 maggio, quindi sostanzialmente in 2 mesi di operatività, una cifra che sinceramente appunto non ci saremmo mai aspettati. Al 20 maggio sono arrivate addirittura più di 300.000 domande per un importo di finanziamenti che sfiora i 14 miliardi, un qualcosa veramente di incredibile. Basti pensare che solo nelle ultime 2 sedute del consiglio di gestione del fondo di garanzia sono state deliberate più di 150.000 domande, qualcosa veramente di inimmaginabile. Lo scorso anno, in tutto il 2019, il fondo di garanzia ha concesso circa 125.000 garanzie, quindi stiamo parlando di numeri sicuramente straordinari e mai visti in passato. Di questo totale ovviamente mi sembra giusto sottolineare anche quella che è stata l'operatività appunto che finora ha suscitato più interesse, quella della garanzia al 100% per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro. Appunto, delle 303.000 domande arrivate in questo periodo, 271.000 fanno riferimento appunto a questa operatività, per un totale di finanziamenti erogati pari a 5,6 miliardi. Quindi anche in questo caso l'operatività è stata piuttosto apprezzata. Chiaramente, appunto, ripeto, noi come gestore del fondo ci stiamo attrezzando in tutti i modi per poter gestire questi numeri e garantire gli stessi tempi di risposta che garantiamo in passato. Ci stiamo con grosso sforzo di tutti quanti riuscendo, dato che, giusto per fare un esempio, nel consiglio di gestione che si terrà domani mattina, porteremo in consiglio ben 82.000 proposte di garanzia e sostanzialmente abbiamo veramente uno scarto, un intervallo temporale molto ridotto tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione in consiglio. Infatti domani porteremo tutte le domande arrivate fino al 18 maggio e una parte di quelle arrivate il 19, quindi sostanzialmente siamo a 3 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla richiesta di ammissione alla garanzia. Quindi insomma, in conclusione posso dire che sicuramente la risposta c'è stata, le misure stanno funzionando, si poteva fare di meglio? Forse sì, forse non spetta a noi dirlo. Noi come gestore ci limitiamo chiaramente ad applicare quelle che sono le previsioni del governo. I numeri ci fanno insomma pensare che qualcosa stia comunque funzionando, soprattutto appunto in riferimento alla lettera M, queste garanzie al 100%, i numeri ovviamente sono stupefacenti, sono sicuramente positivi. Adesso appunto aspettiamo che tutti questi finanziamenti vengano erogati per far sì che poi alla garanzia segua anche poi l'apporto di liquidità necessario sul sistema. Bene. Bene. Grazie. Penso che appunto posso terminare qui. Grazie a lei. Grazie dell'intervento. Come commentare, io mi sento a titolo personale e forse rappresentante di tutti, fagli i complimenti per portare 82.000 pratiche domattina in approvazione. Grazie. Certamente lo sforzo che state facendo in questo momento è fuori da ogni considerazione, da ogni previsione, e quindi non so come farete a far fronte anche alle domande che arriveranno. Mi riservo poi di fargli ulteriori domande nel secondo giro, perché credo che stanno arrivando anche dalla platea un po' di stimoli per quello che ci sta raccontando. Bene, passerei allora la parola al dottor Paolo Alberti, che è responsabile servizi e agevolazioni per il credito di Cassa Centrale Banca e Credito Cooperativo Italia SPA. Bon. A
come dicevo prima, voi siete una startup, siete, diciamo, dal punto di vista prettamente teorico, si intende. Allora, io vorrei parlare ora dei rapporti che vede la Cassa Centrale, che è diventata una banca sotto la vigilanza europea, mentre ereditando tante piccole, diciamo così, attività di banche di credito cooperativo che avevano tutta una marea di convenzioni sostanzialmente diverse fra loro con tutti i confidi locali, cioè c'è sempre stata una gestione individuale da parte della singola BCC del rapporto con i confidi e del rapporto con il territorio. Ecco, ora voi che vi sostituite a questo rapporto, esiste una policy univoca del gruppo e c'è qualcosa di diverso? Perché le BCC fino ad oggi sono state proprio quelle vicine al territorio e il confidi è per antonomasia quello che sta più vicino al territorio e alle piccole e medie imprese. Quindi voi dovete coniugare il fatto di essere una grande banca, ma di essere al contempo vicino al territorio come una piccola. Qual è la strategia? Tanto grazie della domanda, saluto tutti per la mia prima volta e grazie dell'invito. Sì, in realtà, come è stato detto prima, siamo una startup e come startup avremo i nostri difetti di gioventù, eccetera, però ormai siamo, operiamo su tutto il territorio nazionale e ci vogliamo porre come una grande banca, ma che ragiona come un insieme di tante piccole banche, perché per noi il localismo, la territorialità, l'eccellenza del stare vicino al territorio è sta nel DNA. Però non sta solo nel nostro DNA, l'ha appena detto, sta nello stesso DNA dei confidi. Diciamo che questo è stato uno dei più bei progetti che il mio ufficio sta portando avanti nell'ultimo anno, da quando un anno e mezzo, da quando si è costituito il gruppo, dove cerchiamo di razionalizzare tutta una serie di servizi, di approcci al mercato, cercando di non rovinare lo status quo, ma se si può, semplificando e magari migliorando quello che è la possibilità di collaborazione e di approccio al mercato. Quindi le prime domande sono esattamente quelle che ci siamo poste. Chi siamo? Dove vogliamo andare? Come lo vogliamo fare? E siamo andati a rapportarci con i confidi. E abbiamo visto che esattamente per noi sono dei partner che non volevamo perdere, volevamo semplificare l'operatività e ne volevamo esaltare, se era possibile, le qualità. Per cui abbiamo deciso di operare e ci siamo dati una policy, perché la prima cosa che abbiamo fatto era analizzare lo status quo, come appena detto, centinaia di convenzioni dirette tramite federazioni delle banche, delle federazioni delle BCC regionali, una selva inestricabile, era impossibile metterci mano, dovevamo bypassare. E abbiamo deciso di farlo cercando di semplificare al massimo e quindi abbiamo creato un accordo, abbiamo costruito un accordo quadro che andasse a definire il rilascio e l'escussione della garanzia, della controgaranzia, delle garanzie cappate. Non volevamo andare oltre al momento, volevamo creare un'impalcatura dove cercare di riunire tutti i rapporti esistenti tra la banca, noi, che non dimentichiamo all'inizio di questo percorso, anche noi eravamo ancora 112 banche, ora tra fusioni eccetera siamo scesi sotto le 80, ma comunque un numero sempre importante. E di confidi. La prima cosa da cui siamo partiti è stata la mappatura di quello che era i rapporti tra noi banche e i confidi. E il risultato è che avevamo oltre 210 convenzioni con confidi locali. Ma non volevamo precludere la numerosità, perché può anche essere un valore la numerosità. Come dicevo, abbiamo creato un accordo quadro, non l'abbiamo voluto calare dall'alto, ma l'abbiamo preparato e l'abbiamo voluto condividere con diversi confidi che hanno collaborato con noi alla stesura di un accordo che non voleva essere spostato a favore della banca o a favore dei confidi, ma abbiamo cercato di farlo quanto più equilibrato possibile, proprio perché consideriamo il rapporto una risorsa. Condividiamo lo stesso cliente, la PMI è per grandissima parte la nostra clientela,
e volevamo appunto esaltare questo rapporto. L'abbiamo creato insieme e in che cosa consiste questo? La banca, noi come Cassa Centrale andiamo a proporre l'accordo al singolo Confidi. Una volta che abbiamo trovato che il Confidi accetta il nostro accordo quadro, che ha discusso con noi inizialmente, quindi una numerosità importante di Confidi hanno discusso con noi l'accordo, abbiamo trovato la quadra, a quel punto però dovevamo diventare rigidi. Non potevamo avere altri tanti accordi diversi. A quel punto siamo diventati rigidi, quello era l'accordo che avevamo definito e con quello... lo andavamo a proporre e quello doveva essere uguale per tutti. Questo doveva semplificare poi l'adesione della singola banca. Semplicemente va per adesione al nostro quadro con una semplicissima PEC può aderire all'operatività con il Confidi. Però abbiamo lasciato libero quello che ci sembrava l'esaltazione massima della territorialità, abbiamo lasciato libera contrattazione tra la singola banca e il Confidi alle condizioni da applicare sul territorio. E questo ha trovato un riscontro, secondo noi, positivo sia dal lato Confidi sia dal lato nostro banca, perché era impossibile per noi cercare di trovare una quadra a condizioni economiche che potesse andare bene su tutto il territorio nazionale, non andando a deprimere situazioni diverse, perché l'Italia non è tanto grande ma è tanto lunga, quindi con differenze territoriali importanti. E quindi, come abbiamo detto, abbiamo creato un'impalcatura giuridica che norma garanzia, rilascio a garanzia, escussione della garanzia. Il resto per il momento l'abbiamo lasciato libero. Contemporaneamente abbiamo creato una piattaforma informatica che andremo, purtroppo con la situazione Covid ci ha un po' rallentato la marcia, ma ormai ci siamo quasi, per cui sì, ci siamo dati una nuova policy. Per noi i Confidi sono un partner, volevamo esaltare questa relazione, speriamo che con la proposta che abbiamo fatto al mercato questa relazione possa crescere ulteriormente, non so in numerosità ma in qualità di sicuro. Poi ci sarà una seconda fase che andrà a valutare le varie situazioni, le varie singole situazioni, però questo sarà un qualche cosa che magari affronteremo verso la fine dell'anno, andremo a valutare come collaborare, come migliorare la collaborazione una volta che abbiamo definito l'impalcatura e la struttura sulla quale ci si muove. Spero di essere stato conciso e chiaro, perché non era semplice condensare in pochi minuti una relazione di centinaia di Confidi e centinaia di banche che hanno tentato di mettere insieme un accordo molto semplice nella sua applicazione. Grazie Paolo, perché anzi è stato veramente sintetico ma chiarissimo su questa impalcatura, e fra l'altro stiamo ricevendo gli apprezzamenti dalla platea. Infatti un Confidi mi sta dicendo: qui l'accordo di Cassa Centrale è stata la prima convenzione equilibrata, semplice da intuire e trasparente. Congratulazioni. Bene, grazie. Promosso sul campo, mi verrebbe da dire. E l'operatività vostra è estremamente interessante anche come vedrete il rapporto con i Confidi, perché tradizionalmente le banche di credito cooperativo erano l'interlocutore principale praticamente del Confidi, anzi in una finanza tradizionale erano l'interlocutore. Oggi invece sta cambiando tutto, ora magari dopo vediamo se potrà farci, nel secondo giro, potrà farci qualche anticipazione su ipotesi di cambiamento di strutturale, quasi direi, se ci sono delle forme di collaborazione, delle sinergie un pochino più avanzate, perché oggi, come diceva prima Francesco Simone, è il management che conta nei Confidi, conta la preparazione, la propensione ad andare sul mercato. Non a caso io invitavo i nostri follower a seguire il web meeting del 25 sulla trasformazione del mondo del credito, perché l'approccio al mercato del credito, degli operatori del credito, sarà completamente diverso. Insomma, la spinta della
alla digitalizzazione che ha dato il Covid sarà un fattore abilitante per tantissime nuove situazioni. Bene, dulcis in fundo, come diceva prima il nostro professore, last but not least, il dottor Sergio Zocchi, amministratore delegato di October. October, sappiamo tutti, ormai la conosciamo, è una, anche se è una nuova realtà nel panorama nazionale, è nuova non tanto per la recente costituzione, ma per il modello di business che tende a disintermediare gli operatori tradizionali, cioè cerca, instaura, valorizza il rapporto diretto fra investitori e imprese, fra raccolta e impieghi. Il classico crowdfunding, diciamo così, finalizzato al finanziamento, finalizzato all'equity, e poi ci dirà lei, dottor Zocchi, come si svolge esattamente la vostra operatività. In questo quadro qui, come nuovo operatore, oppure nuovo operatore della nuova finanza, nel vostro modello di business, come vede la partecipazione del Confidi e eventualmente qual è il valore aggiunto che può dare un Confidi a una struttura come la vostra, che mi sembra anche voi ora cominciate a essere uno dei tanti player che si cominciano ad affacciarsi su questo nuovo mercato del direct lending e del crowdfunding? Certo, grazie, buongiorno a tutti. Allora, in primo luogo, October è nato ormai qualche anno fa con l'obiettivo di creare un rapporto diretto tra investitori ed imprese, quindi creare un canale che attraverso la tecnologia e il digitale fosse il più efficace e diretto possibile tra i risparmiatori, gli investitori istituzionali e le imprese destinatarie delle risorse. Abbiamo scelto di lavorare esclusivamente verso le imprese e con operazioni di finanziamento, quindi sotto forma di prestiti. L'operatività simile al crowdfunding poi è svolta anche da altri operatori, anche per operazioni di in equity, quindi sono forme diverse di partecipazione a capitale. Questo approccio l'abbiamo preso fin dall'inizio in una logica non soltanto con un paese, quindi una realtà che realmente opera a livello transnazionale e permette anche una circolazione immediata, semplice e facile dei capitali anche al di fuori dei confini di un singolo paese. Consideriamo che, ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, dove siamo operativi da più di 2 anni, circa il 90% delle risorse finanziarie che destiniamo a prestiti alle piccole e medie imprese italiane provengono da risparmiatori e da investitori istituzionali esteri. Quindi i canali di finanza alternativa come quello di October sono anche un mezzo per poter far circolare molto facilmente capitali anche al di fuori dei confini nazionali, quindi attrarre anche capitali dall'estero per supportare e sostenere le piccole e medie imprese italiane che, in mancanza di canali, diciamo, o soluzioni basate in maniera profonda sulla tecnologia e sul digitale, sarebbero impossibilitate ad andare sui mercati internazionali per le proprie esigenze di finanziamento, anche, diciamo, per importi relativamente contenuti. Quindi questo è ciò che la tecnologia e un'operatività prevalentemente basata sul digitale permette di fare. Vi porto un altro esempio molto concreto di come un operatore, diciamo, innovativo come October riesce a operare anche in momenti di complessità come questo. Nel momento in cui la crisi del Covid si è manifestata e l'impatto sulle imprese ha cominciato a mostrarsi forte,
prima ancora che i vari governi dei cinque paesi in cui operiamo avessero varato delle iniziative a supporto delle imprese, noi abbiamo proposto una moratoria di 3 mesi per i rimborsi dei capitali a tutte le imprese, i nostri clienti, con un finanziamento attivo su October in quel momento. L'abbiamo fatto in maniera spontanea, nel giro di 24 ore abbiamo chiesto a tutti i 20.000 prestatori, investitori privati che prestano attraverso October, a tutti gli investitori istituzionali che lavorano con October, la loro disponibilità a concedere quindi 3 mesi di moratoria sul rimborso delle quote capitali dei prestiti. Nel giro di 24 ore il 99% dei nostri investitori ha votato favorevolmente, perché ovviamente ha visto in questa operazione un allineamento di interessi tra chi aveva prestato attraverso October alle imprese e le necessità delle imprese stesse, e abbiamo concesso quindi in maniera automatica, nel giro di 24 ore, a tutte le imprese dei nostri clienti una moratoria di 3 mesi senza che da parte delle imprese fosse necessario alcuna domanda, alcuna un'operatività di come piattaforma di finanziamento alle imprese che si basi fortemente sulla tecnologia e sul digitale permette anche in termini di operatività. Ma il punto principale di cui vorrei parlare oggi è, diciamo, come un operatore come October oggi è al centro di un ecosistema collaborativo, dove la partecipazione di diversi attori contribuisce a portare benefici e vantaggi alle imprese destinatarie, soprattutto quelle di piccola e media imprese, che sono i nostri clienti, verso i quali la nostra attenzione è orientata. Oggi October opera con una serie di attori, diciamo, di stakeholder, di partner, che contribuiscono a far sì che la nostra proposta verso le imprese sia sempre più di interesse e sempre più di impatto. Quindi abbiamo, come dicevo, una serie di soggetti che forniscono la liquidità attraverso la piattaforma, quella che va poi alla sottoscrizione delle operazioni di prestito, e questa proviene da risparmiatori, quindi persone fisiche, privati, italiani e internazionali, che prestano direttamente anche delle piccole somme alle imprese. Deriva da investitori finanziari istituzionali, pubblici e privati, di nuovo internazionali, fondazioni, assicurazioni, fondi di investimento, quindi investitori istituzionali che investono attraverso operazioni di prestito alle imprese, attraverso una piattaforma con October. Avviene attraverso la collaborazione con banche che erogano credito direttamente attraverso la piattaforma October, quindi una modalità non solo di, diciamo, disintermediazione delle banche o di utilizzo di un modello diverso, ma anche di collaborazione possibile con le banche. Avviene attraverso la collaborazione con vari soggetti che hanno come missione quello di supportare le imprese e di facilitare l'accesso al credito, soprattutto le imprese di piccola dimensione, quindi Confidi, finanziari regionali. Avviene attraverso la collaborazione con soggetti che forniscono le garanzie, fondo di garanzie PMI, SACE, abbiamo garanzie European Investment Fund, garanzie fornite dai Confidi, e ulteriori, diciamo, attori sono tutti soggetti che facilitano la relazione con i clienti, quindi dalle associazioni di categorie, di nuovi Confidi stessi. Quindi tutto questo ecosistema di attori che collaborano insieme permette di portare, di avere un impatto deciso sulle imprese in termini di maggior liquidità derivante da nuovi canali, diciamo, di messa a disposizione di liquidità per le imprese. Attraverso la tecnologia, l'accesso al credito disponibile, quindi semplice, immediato, estremamente rapido, e le condizioni sono vantaggiose grazie al contributo di vari soggetti, le garanzie che impattano sulla, quindi la remunerazione per il rischio, il contributo da parte di diversi soggetti che mettono a disposizione risorse trasferendo il beneficio magari di un'aspettativa di ritorno più ridotta rispetto ad altre categorie di investitori, trasferendo il beneficio integralmente alle imprese sotto forma di
condizioni economiche più vantaggiose per l'accesso al credito. Con i Confidi, ad esempio, nel particolare abbiamo sviluppato nel tempo tutta una serie di collaborazioni che vanno dalle garanzie, ovviamente questa diciamo poi l'attività core dei Confidi, ma soprattutto anche sotto forma di modelli diversi, dove Confidi hanno visto in una collaborazione con October la possibilità anche di sviluppare nuovi modelli di business. Quindi ad esempio abbiamo creato dei veicoli di coinvestimento dedicati a diversi Confidi italiani che hanno impiegato e stanno impiegando le proprie risorse per sottoscrivere parte dei finanziamenti alle imprese attraverso October e trasferendo un beneficio in termini di minor costo del finanziamento per le imprese. Quindi, concludendo, diciamo, la finanza innovativa, le piattaforme di direct lending hanno oggi una serie di elementi caratteristici che determinano quindi il potenziale impatto sulle imprese che sono i nostri clienti e, come dicevo, lo possono fare e possono massimizzare questo impatto grazie a una collaborazione con una pluralità di attori. Quindi finanza supplementare, finanza addizionale a disposizione delle imprese, rappresentano un canale di impiego semplice, immediato, facile per il risparmio privato, le risorse investitori istituzionali, le risorse anche disponibili attraverso da altri soggetti, anche bancari, e possono rappresentare un acceleratore di innovazione per tutti quegli attori che oggi sono alla ricerca di modalità e di strumenti per poter operare in maniera diversa, utilizzando in maniera profonda i dati, la tecnologia, i canali di accesso, i canali digitali, anche di relazione con la clientela, in maniera tale da poter fornire servizi alle piccole e medie imprese di rapidi ed efficaci e venire incontro a quelle che sono le esigenze del mercato. Spero di aver rappresentato bene non solo l'attività di October, ma che cosa oggi la finanza innovativa può portare di valore aggiunto al sistema e in particolare alle imprese di più piccola dimensione. Grazie. Bene, grazie dottor Zocchi, è stato veramente interessante questo quadro, ancorché estremamente sintetico per motivi di spazio. È molto carino il fatto della moratoria che avete concesso ai vostri creditori, diciamo, direttamente tramite gli investitori, cioè in 24 ore chiedendo il consenso ai vostri investitori per fare questa moratoria di 3 mesi. Molto tempestiva, diciamo così, e anche molto, penso, gradita al pubblico dei prenditori. Ci sarebbero tantissime domande da fargli sul rapporto con i Confidi, ma me le riservo per il secondo giro che inizierà tra poco. Intanto vorrei tornare al professor Gai, perché gli stimoli che ci sono pervenuti dai relatori, Lorenzo, sono stati molto interessanti. Noi sappiamo che ci muoviamo in un mondo che soprattutto è normato. Ci sono leggi, normative, modi di fare, che c'è una vigilanza che difficile consenta una rapida operatività o un rapidissimo cambio di rotta, cioè un Confidi che immediatamente va verso una soluzione alternativa. Quindi, siccome io vengo dalla campagna, e la domanda che mi pongo sempre è: cos'è che faccio domani mattina? Perché i voli teorici sono belli, ma domattina che si può fare? Quindi, secondo te, ma quali sono le soluzioni ci sono di finanza alternativa a favore delle imprese che coinvolgano anche i Confidi? Qual è una finanza alternativa da proporre al Confidi che può portare sul mercato e gli dia una spinta alla sua operatività, Lorenzo? Dal punto di vista proprio accademico, normativo, delle possibilità, diciamo.
Allora, rapidamente, a parte la battuta di prima sull'ottimismo, pessimismo, diciamo che non mi definirei un pessimista, ma diciamo, sono un ottimista ben informato, un ottimista che si preoccupa molto, diciamo. E prima, quando facevo richiamo alle misure di politica economica, quelle che poi sono state toccate soprattutto dal dottor Pavia, ma un po' da tutti gli altri relatori, lo stesso dottor Simone ha ribadito e confermato questa bancocentricità che è innegabile nel sistema, a cui iniziative tipo quella di ottobre stanno cercando appunto di mettere, non dico in discussione, ma insomma di trovare delle alternative, di offrire un ventaglio maggiore alle imprese. A mio avviso i confidi possono intervenire in queste forme di finanza. Prima ho richiamato tre linee, abbiamo poco tempo, quella dei, magari l'avrei detto, equity, lending e ad esempio mini bond. Allora, diciamo, dal lato equity non può far molto, perché in generale il tema è quello di creare un mercato, perché come sapete il mercato, lo dico anche questo a me stesso, è fatto da una domanda e da un'offerta. Allora, lato equity, qui secondo me i confidi non possono fare molto, c'è solo una possibilità di garanzia al 50% di un controvalore investito in capitale di PMI da parte del fondo centrale dal secondo al settimo anno. E poi c'è, mi pare, sono a conoscenza solo l'iniziativa di Finanziaria Lazio nell'ambito del De Minimis, in cui gli investitori anche retail sono garantiti sull'equity fino a 200.000 euro, ma lasciamo perdere questo versante, dove c'è peraltro sarebbe anche un ossimoro, una certa misura, a garantire l'equity perché è capitale di rischio. Gli altri due versanti invece sono un pochino più interessanti da poter esplorare, perché a fine anno 2019 è intervenuto un regolamento Consob 18.592, che poi è stato modificato anche con una delibera successiva sempre nell'ottobre 2019, la quale ha ampliato notevolmente la possibilità per le PMI sia di realizzare aumenti mediante portali di equity crowdfunding, e qui dico questo sia nella veste anche di presidente di un portale di crowdfunding di equity, ma anche perché sono coordinatore di un master in corporate banking, dove abbiamo dedicato un modulo di questo master proprio alla parte fintech, e c'è un esponente Consob che la tiene, ed è lì che assieme abbiamo verificato appunto che esiste questa possibilità da pochi mesi, quindi di realizzare aumenti di capitale mediante portali senza necessità di quotarsi in borsa, di emettere strumenti di debito alternativi a quelli bancari, e alludo a mini bond e cambiali finanziarie, e collocare online anche tali strumenti di debito, cioè te ti puoi servire della sezione debt di un portale anche di equity crowdfunding e collocare ad esempio il mini bond. Questo sarebbe il mercato primario. Poi, volendo, può anche avere un mercato secondario se si quota in borsa per la negoziazione di titoli già emessi. E infine, sempre quel provvedimento ha ampliato, quindi ampliamento del lato della offerta di titoli, quindi c'è possibilità di offrire titoli di equity e titoli di debito. Ma sono stati estesi anche gli investitori che possono accedere, sia professionali ma anche retail, a questi strumenti. Cosa può fare il Confidi? Il Confidi può essere, allora, alcune delle iniziative realizzate prevedono una garanzia che può essere data o all'80%, ora in questo momento di framework emergenziale elevabile al 90% anche dal Fondo Centrale di Garanzia, per esempio sul mini bond. E poi anche questi mini bond altrimenti possono avere una garanzia privata e non pubblica anche del 100% se c'è un pool di Confidi. Quindi il Confidi in questo settore può entrare o facendo, insomma, come dire, selezionando al suo interno tra i suoi soci le migliori aziende e accompagnandole eventualmente in questo percorso. Poi può diventare anche co-advisor di questo portale nell'emissione, e poi, appunto, lo dicevo un attimo qua, può essere o garante o sottoscrittore, a quel punto investe il proprio patrimonio, che è un po' quello che mi pareva dicesse anche il dottor Zocchi poco fa riguardo al lending. Quindi ha più possibilità operative, ora senza qui stare a tornare ai temi delle passate giornate sull'attività residuale per i Confidi 112, su quella strumentale. Comunque diciamo che il Confidi può intervenire o come advisor, che diciamo fa scouting, o come garante, o come investitore. E quindi trovare degli spazi ulteriori sempre per dare un po' di sollievo, lenimento e ampliare lo spettro operativo di ricorso ai mercati dei capitali di queste imprese piccole. Infine chiudo con il discorso del lending, quindi abbiamo detto equity, mini bond e lending,
In quest'ultimo caso, a mio avviso, il tema è più quello. Piattaforme di lending normalmente anche qui incrociano domanda e offerta. Dal lato della domanda si raccolgono fondi o peer-to-peer, cioè tra il pubblico atomizzato e diffuso, o si raccolgono da investitori istituzionali. Quindi gli investitori possono essere questi due. L'emittente bisogna appunto scovare, stanare le istanze di finanziamento delle PMI, selezionarle, insomma, che siano gigliate sulla base di un rating valido, e poi assisterle in questo processo di stipula del contratto di finanziamento. Ecco che dunque secondo me queste piattaforme sono molto veloci e standardizzate, questo è un po' un vantaggio, però c'è lo svantaggio che, come dire, c'è un basso livello di conoscenza informatica in queste piccole realtà che è una barriera, diciamo, all'entrata su questi mercati. Ecco che qui il Confidi, ad esempio, può essere un soggetto che fa consulenza e può svolgere il ruolo di operatore qualificato che le allena, le favorisce questa abitudine a utilizzare questi canali, fornisce un'assistenza consulenziale e appunto favorisce quindi la realizzazione di questo canale che in un certo senso è di disintermediazione bancaria e di allentamento di questa bancocentricità. Quindi può essere consulente, advisor, che è sempre una sorta di consulente scouting, sottoscrittore, oppure garante, come abbiamo detto. Mi fermerei qui. Bene, grazie, grazie Lorenzo. Il discorso è stato molto carino e foriero anche di altri ulteriori sviluppi, perché da quello che ci stai raccontando sembra che i Confidi possono cambiare pelle addirittura, cioè le opportunità si moltiplicano entrando in questo specifico settore delle fintech, ma questo magari ne parleremo ai prossimi incontri, ne parleremo. Ora vorrei tornare dal dottor Simone, dall'amico Francesco, che ha sollevato tantissimi temi, tantissimi. Prima di tutto è venuto qui la bancocentricità, no? Ma quando te parli di bancocentricità, pensi alla banca tradizionale o, il termine, alla banca fintech? Perché tu hai detto che dal 2021 si parlerà di servizio a contenuti tecnologici, non tanto di fare banca tradizionale. Hai parlato di estendere l'operatività di Artigian Cassa, diciamo, anche a fonti finanziarie relative ad altre banche. Addirittura hai parlato, e questo mi è piaciuto molto, di seguire il cliente dopo il finanziamento, quasi lasciando intendere una sorta di tutoraggio successivo, come se fosse un ente di microcredito che è obbligato, dando il finanziamento, a seguire poi il progetto che è stato finanziato. Che modello è questo di nuova banca? Cioè, com'è questa nuova bancocentricità? Sempre in omaggio al fatto che mi piace parlare di cose pratiche, di cosa si fa domani mattina. Grazie Francesco, so che non è semplice. Ma... Sì. Ovviamente il tempo è tiranno, quindi cercherò di dare diciamo un po', portare un contributo sulla base delle mie idee. Intanto ovviamente non posso dirvi tutto perché siamo in chiusura del piano, quindi alcuni aspetti devo avere ancora alcune condivisioni da Parigi. Io però, per capire bene questo ragionamento che vi faccio, vorrei partire da alcuni aspetti. Intanto io sono un fautore di canali alternativi di credito, però prima il professor Gai parlava di equity. Noi gestiamo la misura nel Lazio dell'equity. Abbiamo fatto in 2 anni e mezzo 2 operazioni. Due. Allora questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché tutti sappiamo che è fondamentale l'equity, ma perché allora non viene fatto? Quindi però vorrei, mettiamo da parte, direi ci vuole la consulenza, mettiamolo un attimo da parte. Altro tema, i Confidi. Io sapete che sono molto sincero e trasparente nelle mie osservazioni,
e lo faccio anche a discapito del ruolo che ho, perché sapete che noi abbiamo soci che sono di fatto federazioni di consorzi vivi più importanti. Io in questo momento vedo i Confidi come la classifica di un campionato di Serie A. C'è chi va per far lo scudetto, per vincere lo scudetto, c'è chi invece che è tarato per fare la Champions, c'è chi sta in mezzo e non sa cosa fare, e c'è chi è in fase di retrocessione. Perché vi dico questo? Perché dobbiamo completamente sgombrare il campo rispetto a quello che io 2 anni fa dicevo da voi, no? 106, 112, c'è chi andava in un certo posto, c'è chi faceva soltanto la rete oppure doveva organizzarsi sul territorio. Ecco, in questo momento io vedo un approccio a matrice. Dobbiamo pensare che ogni, diciamo, gruppetto di questa sfida del campionato può avere un target e un modello di business differente. Non possiamo pensare che chi partecipa alla vittoria del campionato, tutti gli altri Confidi devono seguire questo approccio. Io conosco bene molti direttori, direi tutti dei Confidi. Stanno dando l'anima in questo momento, sono sempre nella fase della ricerca della verità, che non ha nessuno e non sono anch'io, e stanno cercando chi di fare quello che sanno fare, chi di ricercare nuove strade, chi di fare mini bond, uno o due. E c'è chi invece pensa di poter continuare a operare come adesso. Non sarà così. Secondo me non sarà così. Guardate che quello che vi dico è molto attinente rispetto al modello di business che sto facendo. Le convenzioni con le banche, con i Confidi, sono cose superate, a mio avviso. Dobbiamo ragionare in una logica diversa. Nel momento in cui, in pratica, un Confidi può fare il mini bond, sarà un Confidi che potrà operare in una determinata tipologia di intervento. Ma ci saranno quei Confidi che pensano di avere la relazione col cliente, ma non ce l'hanno più perché si sono affidati a mediatori e agenti. E allora anche lì dobbiamo stare attenti a quello che è la relazione col cliente. Perché la relazione al cliente o ce l'hai realmente oppure devi fare altro. Quindi non è oggi il tema il lending, perché siamo pieni di soldi. Il problema anche qui è fare in modo che la matrice di lending sia diversa. Non possiamo più pensare di finanziare l'azienda in maniera indifferenziata. Dobbiamo cambiare la logica della domanda e offerta di credito che tutti hanno studiato, dico tutti, io che sono particolarmente anziano, sui libri che si sapeva in tecnica bancaria offrire, quindi finanziamenti a medio termine, investimenti, scorte, finanziamenti circolanti a breve. No, dobbiamo ragionare in un'ottica diversa. Vi do un esempio, e Pavia credo che questo me lo confermi. Se 200.000 a oggi, anzi a ieri, aziende hanno richiesto il finanziamento fino a 25.000 euro. Questo target ha bypassato tutto il mondo dei consorzi fidi. I consorzi fidi sono entrati soltanto per attività addirittura di service nei confronti delle banche. Allora è una platea di imprese che hanno bisogno di essere prese con mano. Quindi il ragionamento che faccio io come banca è quello di dire: ma se io gestisco i clienti in una logica di family banker, con la tecnologia ovviamente, perché il cost to serve non regge più, posso avere l'aiuto e la collaborazione dei consorzi fidi in questa logica? Ecco, secondo me sì. Ma perché vi dico questo? Perché le banche tradizionali, e quando parlo di tradizionale parlo dalla piccola alla grande, stanno facendo un ragionamento interno basato a logiche di efficienza e di push sulla produttività del cliente. Le competenze, la formazione, tutto quello che negli anni le banche hanno fatto, oggi purtroppo
non lo fanno più. Quindi noi ci troveremo in una situazione in cui, con i ricavi che scendono, perché questi tassi di interessi sono di fatto ormai talmente a tappetino, alla luce di quello che diceva il professor Gai in ordine al quantitative easing e tutti quei discorsi, che sostanzialmente mi verrebbe da fare la provocazione dicendo: forse era meglio quando il cliente pagava il 5-6%, le banche avevano di fatto la possibilità di fare margini di interesse, davano i soldi, il valore generato dal piccolo imprenditore copriva il 7% che pagava il cliente. È paradossale quello che vi dico, ma sostanzialmente questa modalità di approccio che ha portato all'eccessiva liquidità sui mercati finanziari non è scesa sull'economia reale. Sull'economia reale non è l'intervento SACE che viene fatto adesso col decreto, non è quello. Allora qui dobbiamo capire bene come poter approcciare questo mondo. Secondo me non c'è un'unica soluzione, c'è un insieme di soluzioni che vanno da quello che fa la fintech. Io plaudo quello che sta facendo Ottobre, ma ovviamente sarà una nicchia rispetto a quello che è il mercato. Allora dobbiamo andare in una logica di matrice. Questa logica di matrice presuppone la conoscenza del cliente, la competenza nel poter fornire le risposte del caso, l'efficienza grazie al contenuto tecnologico e l'impegno che i consorzi fidi, ripeto, che si trovano in determinate classifiche, possono offrire. Perché nessuna banca oggi avrà la possibilità di essere territorialmente presente come i consorzi fidi. Però attenzione, il consorzio fidi, quando parlo di management, vuol dire compliance, rischi operativi, significa pianificazione, significa efficienza, significa monitoraggio e significa competenza, che oggi non potrà essere più la garanzia. Ecco, io credo, se questo è il mondo che può verificarsi, e allora noi forse siamo sulla buona strada. Altrimenti forse abbiamo commesso un errore di valutazione. Grazie, grazie Francesco, hai, come al solito, hai sollevato ancora un polverone, come diciamo da noi in Toscana, perché in realtà hai ragione. Mi è piaciuto molto il concetto che hai, col quale sei uscito, che i direttori sono tutti alla ricerca della pietra filosofale, cioè del modello di business, alla ricerca della verità. E questa verità è data dalle caratteristiche del Confidi, dalle competenze, dal modo in cui approccia il mercato, e nessuno è titolare di questa verità. A questo proposito, io vi vorrei dire che bisognerebbe proprio trovarci insieme, anche noi consulenti, e io mi ci metto in prima fila, dovremmo dare un contributo pro bono, proprio per poter discutere, per poter trovare una soluzione che soddisfi tutti gli attori della classifica. Diciamo, chi vuol vincere lo scudetto, ma chi tenta di salvarsi o può fare la Champions League. Vi invito anche a questo proposito di seguire il nostro sito www.cognosco.it, dove noi portiamo sempre avanti queste informazioni, portiamo avanti queste idee, portiamo avanti delle innovazioni, sempre nel settore Confidi, per poter cercare di non solo di superare questo momento determinato dal Covid-19, ma di assicurarci un futuro. Perché il futuro, come dice una vecchia battuta, non esiste più il futuro di una volta. Bon, dottor Pavia è rientrato con noi, ci sono tantissime domande che stanno arrivando sul sito per lei. Innanzitutto, qui dice la prima, che dice di dirci qualcosa sulle coperture finanziarie e sulla tematica della inefficacia. Il dottor Francesco Simone ci sta salutando, perché, come aveva anticipato, se ne deve andare. Io ti ringrazio, Francesco. Spero di averti con noi ancora per tante altre volte, perché come sempre sei una sicura fonte di stimoli. Ci vediamo a Firenze. A Firenze, ok. Ciao a tutti. Ciao. Allora, dicevo, dottor Pavia, coperture finanziarie e la tematica della loro inefficacia. Poi un altro aspetto è sulla
per le garanzie del fondo si parla di un innalzamento del limite da 25 a 30.000 euro, durata 10 anni. È corretto questo? Poi ci sarebbero altre domande che vediamo nel corso della, della sua relazione, se ci, possiamo connetterci. Sì, allora, tema risorse. IL Rilancio ha ulteriormente rifinanziato il fondo di garanzia. Sentite? Vediamo, insomma, chiaramente questo aumento esponenziale dell'operatività del fondo di garanzia ovviamente necessita di una copertura adeguata dal punto di vista finanziario. Vedremo appunto come si svilupperanno le prossime settimane, cosa accadrà, se continueremo con questi ritmi oppure se ci sarà un calo. Ovviamente ci affidiamo al governo in questo caso e che appunto ci sia un'adeguata copertura finanziaria su questa operatività emergenziale. Per quanto riguarda il tema dell'inefficacia, non ho capito sinceramente quale sia la domanda. Ovviamente continuano a valere le cause di inefficacia previste dalla disposizione operativa dal fondo, quindi ovviamente con le dovute distinzioni a seconda di quella che è l'operatività. Ovviamente l'operatività sui finanziamenti fino a 25.000 euro coperti al 100% prevede alcune cose, sul resto dell'operatività ci sono altre, c'è un'altra disciplina, ci sono appunto fatte salve appunto alcune distinzioni specifiche riguardanti specifiche operatività. Tutto sommato non ci sono grosse novità. Le cause di inefficacia della garanzia sono sempre quelle disciplinate dalle disposizioni operative dal fondo. Infine, per quanto riguarda eventuali modifiche alle misure previste da DL Cura Italia, in primis appunto questo ipotetico innalzamento da 25.000 a 30.000 euro come massimo, sì, sono anch'io appunto, ho sentito queste voci, vediamo appunto se si concretizzeranno, se appunto poi il testo finale, appunto immagino che si stia parlando di proposte di emendamenti al DL Cura Italia. Vedremo appunto cosa accadrà in fase di conversione, quali saranno le modifiche che saranno decise appunto dal Parlamento, e noi ovviamente ci adegueremo come gestore a metterle in opera. Quello è il nostro compito. Bene, grazie dottor Pavia per il suo intervento preciso, tecnico puntuale, che fa sempre piacere in mezzo a queste incertezze, no? Il suo pragmatismo che ci porta a conoscere esattamente l'operatività del fondo. Bene, ci provo. Grazie. Bon, veniamo ora a Paolo Alberti, Cassa Centrale. Allora, abbiamo sentito, carina, l'effervescenza e diciamo l'entusiasmo in cui un'altra banca, Francesco Simone, diciamo, vede il rapporto, lo sviluppo di questa forma di bancocentrismo. Ma in Cassa Centrale, se naturalmente può dirlo, se ci sono, esiste questa forma di venire incontro in maniera diversa, diciamo così, alle piccole e medie imprese, magari utilizzando anche confidi. Magari io ho notizie sporadicamente di qualche rapporto banca piccola banca, confidi basato proprio sull'operatività del confidi, cioè sul contributo di servizi che il Confidi può fare alla piccola banca. Questo è un modello che potrebbe essere perseguito? Non so, sto cercando di capire se ci sono, almeno nei piani di una, ormai diventato diciamo, un tormento della startup come voi, diciamo così, di vedere il nostro futuro rapporto. E non pensando di avere verità in tasca, lo scenario futuro è molto, molto incerto, penso per tutti. Diciamo che probabilmente si dipanerà in modo un po' più chiaro, forse tra sei mesi, un anno e mezzo, quando scollineremo questa situazione. Sicuramente noi siamo convinti che
non vado a ripetere quello che ho detto prima, che comunque il rapporto per noi è importante, perché comunque per quanto è innovazione, per quanto è, vogliamo il nostro sacro pensiero è stare vicino al cliente, di prossimità. Quindi lo condividiamo. Siamo anche convinti però che questo debba passare per un processo di concentrazione che sta riguardando noi banche. Stavo parlando prima, il nostro gruppo che da startup un anno fa eravamo 112 banche, oggi siamo già sotto le 80, probabilmente nel giro di un paio d'anni saremo verso le 50. Quindi che questo non vuol dire solo fare efficienza, ma vuol dire anche recuperare risorse per poter fare investimenti. Oggi diventano fondamentali poter investire nell'informatica, investire in nuovi business, investire nel fintech, perché se non ci sono risorse non si può andare da nessuna parte, le idee sono valide. E quindi penso e auspico che anche l'atto Confidi, che si sta cominciando a vedere già da un po' di tempo un trend del genere, ma presumo che sarà necessario una concentrazione maggiore per poter ritrovare le risorse e le idee, perché vedo che qualche Confidi ha delle idee di specializzazione, ma che sono ancora un embrione, che probabilmente, come diceva il dottor Simone precedentemente, e tutti stanno cercando la pietra filosofale, tutti stanno cercando l'uovo di Colombo. Non è così facile trovarlo, però penso che tutto debba passare da un processo di concentrazione importante per trovare, ripeto, idee e risorse. Senza quelle comunque non si va da nessuna parte. E noi stiamo facendo la stessa cosa, però non vogliamo perdere il DNA precedente. Forse siamo, una volta c'era lo slogan "la mia banca è differente", vogliamo mantenerlo. Vogliamo mantenere comunque la vicinanza al cliente con tecnologia, perché sviluppiamo prodotti, crediamo molto nella tecnologia, nell'informatizzazione. Però vogliamo rimanere anche quelli che, non dico che vanno a bere il caffè con il cliente perché è impossibile, però che vuole mantenere un rapporto che possa portare a qualche cosa, che possa aiutare a costruire. Questo vale per il privato, vale per l'impresa piccola, vale per l'impresa grande. Noi oggi abbiamo, per quello che stiamo diventando, una startup che sta cercando la sua strada. E la PMI è la nostra matrice, per cui non la vogliamo perdere, la vogliamo rafforzare con tutta una serie di nuovi prodotti che stiamo sfornando. I Confidi speriamo che facciano il nostro stesso processo, lo auspichiamo e lo vogliamo che sia così, però ormai stiamo diventando anche qualcosina di più grande e puntiamo anche a qualche cliente più importante. Però non perché i piccoli sono meno importanti, perché sono il nostro pane. Cerchiamo di servire l'intero mercato, ma lo vorremmo fare insieme e non vogliamo perdere quel connotato, perché la nuova strada spesso è migliore, però spesso una vecchia strada ben mantenuta è un'ottima strada ancora da percorrere. Tutto qua. Bene, grazie, grazie dottor Alberti. Perché è bello, i concetti che esprime sono bellissimi. C'è un po' di contrasto, no? Diciamo, mantenere la prossimità alla piccola e media impresa, che è nel DNA, giustamente, e l'informatizzazione, la digitalizzazione. Sembra che sia un po' un ossimoro, no? Perché per ora, da qui, in questa visione, in questo momento storico, la digitalizzazione è vista un po' come il cambio della questa prossimità, diciamo la sostituzione della vicinanza al cliente con uno strumento tecnologico che ci aiuta molto di più, ci semplifica la vita, specialmente nel periodo che stiamo vivendo adesso. È una grande sfida. I direttori, come diceva prima Francesco Simone, come anche lei ribadiva, i direttori dei Confidi non hanno la verità, la stanno cercando, anzi dirò di più, la stiamo tutti cercando, anche noi che siamo vicini al mondo dei Confidi, pur non essendo, diciamo, un direttore di Confidi. Beh, passiamo ora a Sergio Zocchi. Le domande da fare anche qui sarebbero molte, perché ci ha parlato di un'operatività nuova, diversa. Cioè, per esempio, il rapporto con i Confidi che sarebbe tripartito come la garanzia, la vecchia garanzia del Fondo Centrale, no? Possono fornire a ottobre la garanzia,
possono essere originator del business di October e possono fare co-investimenti, diciamo così, con October. Quindi le strade di collaborazione sono molte. Però vorrei fargli una domanda che si arriva dal pubblico. Il vostro il vostro dichiarato impegno sui temi ESG, ripeto, per me ESG sarebbe Enterprise Society Government, cioè una nuova forma di attenzione alla gestione dell'impresa che pensa anche a salvaguardare il benessere dell'impresa stessa, della società, e c'è una governance, diciamo così, in linea con questi principi. Quindi dice: impegno su questi temi ambientali, sociali e di governance, come influenza la valutazione dei richiedenti credito? Per maggior chiarezza, quanto è importante la responsabilità sociale e la sostenibilità ambientale delle PMI che finanziate? Cioè, questo fa parte del nostro processo di valutazione. È una richiesta che proviene sempre di più anche da parte di tutti gli investitori che operano attraverso la piattaforma October, sia gli investitori, diciamo, privati che gli investitori istituzionali. Per cui abbiamo nei mesi scorsi, insomma, aderito a quelli che sono diciamo, i principi e framework di valutazione anche degli aspetti ESG o degli aspetti comunque di sostenibilità e di governance da parte delle nostre imprese di clienti, e questa valutazione è entrata a far parte del nostro processo di diciamo, di valutazione e di selezione delle imprese che richiedono un finanziamento attraverso la nostra piattaforma. Quindi e questo chiaramente è un elemento, se vogliamo, non analitico, è una deriva da una valutazione da parte dei nostri analisti di determinati aspetti relativi a questi temi, che avviene quindi non in maniera, diciamo, automatica, analitica e diciamo asettica, ma richiede un'interazione con il cliente, quindi è parte di quella complementarietà tra tecnologia, quindi utilizzo dei dati, algoritmi, immediatezza di valutazione degli elementi analitici, e l'elemento invece di relazione personale, diretta, umana con il nostro cliente. Quindi la nostra operatività è sempre stata basata su una ottimale combinazione di questi aspetti. Quindi utilizziamo i dati e la tecnologia per massimizzare l'efficienza dei processi e per ottimizzare e velocizzare al massimo la capacità di rispondere alle richieste delle imprese, ma sempre affiancata a una relazione che, anche se gestita a distanza, anche se gestita attraverso telefono, videoconferenze con l'impresa, però garantisce anche la capacità di cogliere questi aspetti, se vogliamo, diciamo, intangibili o soft che hanno un peso comunque molto importante nella valutazione, diciamo, della controparte, quindi nella decisione di concessione di credito. E proprio in questa fase, proprio nella relazione con la controparte, il ruolo dei partner con i quali lavoriamo, che hanno storicamente questo rapporto diretto con l'impresa, che conoscono la controparte, è per noi un elemento fondamentale, sia nell'entrata in relazione con il cliente, ma soprattutto poi nelle fasi di proprio gestione della relazione con il cliente su tutti gli aspetti che vanno al di là dei puri elementi, diciamo, analitici della valutazione della clientela. Quindi questo è laddove, diciamo, il rapporto anche con i confidi, che hanno storicamente questa forte relazione con la clientela, è per noi un elemento di fortissimo valore aggiunto nelle collaborazioni che abbiamo stabilito. Grazie, grazie. Sì, anche lei mi sembra, va anche, diciamo così, segue il discorso del dottor Simone, nel senso di seguire maggiormente il cliente da vicino, proprio come quasi
se si può fare un parallelo, come se fosse un microcredito, cioè io ti do il finanziamento e poi ti seguo nel tempo con l'attività. Questo è molto positivo anche nell'ottica proprio di una responsabilità sociale dell'impresa, cioè lavorare non semplicemente per raggiungere dei profitti, ma anche per aiutare l'interlocutore, per aiutare il cliente in questo caso a sviluppare il proprio business, a sviluppare una propria presenza sul mercato a seconda di determinate caratteristiche, in primis la sostenibilità. Bene, grazie anche per il supporto che October ci ha dato per la realizzazione di questo web meeting. Ci sono ancora un paio di domande che arrivano dal pubblico per il dottor Pavia, ecco, e la prima ci dice: è operativa la modifica della durata massima delle operazioni in lettera N da 6 a 10 anni? Anche qui si tratta di una delle proposte emendative che sono state appunto fatte sul DL liquidità. Aspettiamo la conversione, giusto? Sì. E penso sia anche la successiva, mi dicono, quando sarà emanata dal medio credito la circolare che estende l'operatività della garanzia diretta anche al comparto agricolo, così come previsto dalla normativa relativa alla conversione in legge del decreto liquidità. In realtà questa era, questa norma era contenuta nella conversione del DL Cura Italia, quindi è il precedente decreto. Noi appunto abbiamo avviato una serie di scambi con il Ministero delle Politiche Agricole per poter iniziare poi a registrare anche gli aiuti sui loro sistemi di registrazione degli aiuti, quindi oltre cioè il MISE che ha e gestisce l'RNA e il Ministero delle Politiche Agricole gestisce il SIAN e il SIPA, che sono appunto i due sistemi che fanno riferimento agli aiuti per le imprese agricole e agli aiuti per le imprese del settore pesca. Quindi finita questa fase di accreditamento su questi due sistemi potremo avviare l'operatività. Bene, perfetto. Spero in tempi brevi. Bene, grazie. Preciso e puntuale come al solito, di nuovo complimenti. Grazie. Se non ci sono altre domande, se non ci sono altri interventi, io ringrazierei in primis i nostri followers, che come sempre sono numerosi, diciamo i nostri relatori competenti, precisi, che non hanno dato magari soluzioni immediate e precise, ma hanno dato degli spunti sui quali poter riflettere e ciascuno di noi trovare a casa propria la soluzione. Vi invito sempre a seguirci per i nostri prossimi webinar. Il prossimo sarà lunedì 25 con la trasformazione del mondo del credito da prossimità e digitalizzazione, dove esamineremo le possibilità di una maggiore integrazione fra banche, finanziarie, confidi, mediatori di creditizi, agenti in attività finanziaria, di fronte a questa incombente ondata di digitalizzazione che si prevedeva che ci sarebbe stata, ma alla quale il Covid-19 ha dato un fortissimo impulso e non tutti siamo preparati ad affrontarne le conseguenze. Probabilmente è quello che speriamo e quello del quale vogliamo discutere lunedì. Vediamo di trarre dei benefici da questo e di cercare un nuovo modo di fare sinergia, un nuovo modo di trovare rapporti fra questi diversi operatori che operano nello stesso comparto, magari sinergicamente, magari in complementarietà l'uno con l'altro senza saperlo. Il prossimo incontro invece di Aspettando Confidence sarà giovedì prossimo e sarà incentrato sui supporti regionali e la finanza agevolata, cioè su tutto quel mondo che sta aiutando i confidi ad aiutare le imprese col famoso effetto leva cui faceva prima riferimento il professor Gai. Di nuovo vi ringrazio particolarmente il professor Gai, ringrazio October e Galileo Network per il supporto che ci hanno dato in questa operazione e vi do appuntamento a tutti a lunedì prossimo. Buona giornata a tutti, buon lavoro, grazie.